Allora, io mi chiamo Antonietta Pucciarelli, sono di Auletta, la moglie di Cafor Vincenzo, mio marito che è titolare dell'azienda, un piccolo caseificio aziendale, dove lui pascola le pecore e io l'aiuto a fare i formaggi. Auletta, a casa nostra c'è un piccolo caseificio dove abbiamo sia l'azienda che il caseificio. Avete sempre fatto questo? Da 28 anni sposata, 10 agosto. E come mai vi siete dedicati a questa Lo attività? facevo da ragazza, pure mio marito, e adesso l'ho fatto appena che mi sono sposata. La cosa che piace, perché le cose devono piacere, crederci in quello che si fa. Ma i metodi di lavorazione gliel'ha tramandati, insomma, Mio qualcuno che voleva padre, mio padre. imparare? Quindi tramite la famiglia. Sempre della famiglia, da piccola facevo queste cose, incominciai dalle 8-10 anni, guardando mio padre, ho incominciato a fare presso a lui. Io il latte, la mungitura del latte viene la mattina e la sera, però poi viene messo nel refrigeratore. Portarla a 105 gradi di temperatura, da poter fare un prodotto migliore, da poter non caldo e freddo il latte, a una temperatura. Si prende dal refrigeratore e si riscalda nel. Noi usiamo, cioè adesso si usano la caldaia, queste cose qua in caseificio. Una volta si usavano questi, si chiamava il caccavo. Questo è il rotolo duro, dove fa due pezzi diversi, qua si fa la ricotta sotto, è diversa da fare, da spaccare il formaggio. Si porta a temperatura 38 gradi, dopo di che si aggiunge il caglio di capretto o di agnello. Possibilmente io uso quello di agnello perché viene più dolce, visto che è un pecorino, poi il pecorino viene migliore anche dai pascoli dove pascolano gli animali, che si pascolano nelle montagne dove c'è il sole, il formaggio viene più forte, più di una qualità. Se pascolano nella marina, queste cose qua, vicino al fiume, il latte cambia il sapore. Dopodiché a 38 gradi si mette il caglio, si dà una ventina di minuti di temperatura, cioè di fermentazione. Dopo si rompe la cagliata, si gira piano piano, adesso io non ve lo faccio vedere perché non riesco poi a fermentare, poiché si prende la toma che sarebbe il formaggio fresco, si mette in quei recipienti là che si usavano una volta, adesso non ce ne fanno usare più, quella viene usata come questi qua in plastica che c'è più igienità, però il formaggio in quelle là è un'altra cosa. Quindi Come si chiamano quelle? le fuscelle. Le fuscelle, queste sono le fuscelle, si chiamano. Così mi l'ha imparato mio padre, le fuscelle. Poiché mettere qui dentro, dopo che è finito di mettere là dentro, si prende il residuo del siero, si torna a girare, si mette il fuoco lente, si prende il residuo dell'atomo, che si chiama il peluso, rimane un po' di pasta sotto. Dopo tolto quello là, si gira piano piano, si accende il fuoco un po' più alto e si gira finché si vede una schiuma e mi fa capire che bisogna aggiungere il latte fresco per la ricotta. Dopo metti il latte fresco e li giri piano piano finché la ricotta sale. E poi la procedura è finita perché il siero io gli do ai maiali. Basta, dal formaggio alla ricotta, un pecorino. Questo non viene mai fatta nessun'altra roba dopo di questo. Cioè, ancora che qualcuno ci aggiunge altre cose per fare di nuovo la seconda ricotta, io no. E Quindi è questo. comunque una produzione, c'è cioè uno scarto poi finale. Il scarto finale del siero che si dà ai maiali. La lavorazione che io ricordo è quasi da mio compianto, come lo faccio io stasera, dove poi a casa, dopo 4-5 anni che ho fatto il caseificio, si usano altri macchinari. Per esempio, prima allora con mio padre si vedeva la temperatura con il dito, non andava bene. Perché io stasera me lo sono dimenticato, però di solito si vede la temperatura con il termometro, cioè 38 come la febbre. Invece noi sapevamo che eravamo accaldati, ma mettevamo il dito, sembrava che era caldo, invece era freddo. E alla fine non ti portano un prodotto buono perché il siero rimane nell'atome, non spurga bene, viene un formaggio bello compatto come questo. Allora con il termometro ti fa capire che la temperatura è giusto 38, invece con il dito, e allora una volta si faceva così, poi piano piano le cose cambiano. Però io questo che sto facendo stasera lo facevo con mio padre. E invece quello che diceva relativo al pascolo, alle Al zone pascolo dove io ho notato tanto, giustamente, noi andiamo, differenza sì, differenza sulle montagne dove siamo noi, adesso sotto una montagna dove c'è più sole, l'erba è più dolce e il formaggio mi dà più resa e più il formaggio migliora. Se andiamo a pascolare vicino ai fiumi, vicino all'umidità, con lo stesso latte io faccio di meno formaggio. Invece con
meno latte sotto la montagna, che l'erba è più dolce, il frutto, cioè mi dà più resa di formaggio, sia di formaggio che di ricotta. Proprio anche l'alimentazione per gli animali è importante. Questo che con mio padre non è che si sapeva, poi piano piano io vado a fare anche degli aggiornamenti per sapere, ci sono i dottori agrari che ti spiegano per esempio perché il formaggio non è combatto, perché il caglio si deve misurare, anche il caglio si deve, con la bilancina ogni quintale di latte si ci mette 30 grammi di caglio, invece prima si faceva così a occhio e non va bene adesso, però cioè, la procedura è quella, si cambia perché si impara altre cose nuove. Per esempio il formaggio dove io ce l'ho la stagionatura, ce l'ho con cioè, il climatizzatore fresco, il portatore a temperature, che deve stare solo un formaggio già a un livello, con una stagionatura di 5-6 mesi, solo là. Se puoi metterci fresco, come lo faccio stasera, come è già stagionato adesso. Deve stare separato perché sennò tutta l'umidità che ha il formaggio fresco me l'assorbe il formaggio da già i 5-6 mesi. Queste cose prima con mio padre non si sapevano e poi piano piano. Sì, questo mio padre me lo insegnava, ci avevano un bastoncino, perché prima poi erano pochi pastori che avevano 50-60 e raccoglievano il latte. Chi aveva più latte prendeva prima e poi lo restituiva e segnalavano il latte con dei segni vicino a un bastoncino che metteva, se ne aveva da 10. Questa procedura la ricordo vagamente, non proprio. Questo sì, me lo raccontavo con mio padre, come si mi diceva, questo chi ne aveva 10 liti, questo segno qua chi ne aveva 15, per ricordarsi, più che altro non è che avevano penne e carte, dici io ti ho dato 10 liti, tu me ne dai dopo, me lo restituisci dopo. Questo me lo ricordo, che loro dicevano che lo facevano in un pezzo di legno, facevano i segnali con chi dava il latte. Ricordo che diceva mi ha fatto giornale vuol dire, dicevo io con mio padre, papà, giornale, che significa giornale? Il giornale ti dice che per fare un prodotto con tempo e precedo ci vuole una giornata proprio no, però ci vuole il tempo, perché tu prima si usava a mungere sotto le piante d'olive, dove le pecore stavano per dare concima alle olive, e poi dopo si prendeva il latte caldo appena munto e si faceva il formaggio come lo facciamo adesso, però ci voleva più tempo, dove che io la mattina, se voglio recuperare il tempo, non metto caldo e freddo perché non va bene, cioè loro così prima sapevano, così facevano. Andavamo con il... una giornata, dico papà, ma che segno c'è il significato al giornale? Cioè, perché ci vuole una giornata? Perché tu mentre mucci le pecore, queste cose qua, il tempo, perché loro non avevano frigoratore, queste cose che adesso le cose sono cambiate. E così.